Ciao ragazze, allora oggi ho voluto fare questo trucco per Capodanno ed è uno smokey eye perché a Capodanno voglio sempre un trucco bello intenso sugli occhi, quindi bello intrigante, ma al centro della palpebra ho lasciato un punto luce bello forte perché ho applicato questo pigmento dorato che è molto luminoso e poi sopra ci ho messo anche dei glitterini sempre color oro, quindi appunto ho lasciato tutta l'attenzione sugli occhi. Sulle labbra invece ho utilizzato un rossetto opaco rosa chiaro della NYX, che costa pochissimo e lo adoro, quindi se riuscite a trovarlo io ve lo consiglio davvero perché è fantastico. E niente ragazze, io vi lascio il tutorial. Oggi ho i capelli un po' strani, nel senso che volano un po' dove gli pare e piace. E niente, vi mando un bacione ragazze, spero che vi piaccia il tutorial. Ciao. Come al solito inizio con il primer. Poi prendo questo ombretto nero matte e lo stendo sulla parte esterna della palpebra. Questo ombretto è veramente molto molto nero, ecco perché non ho messo una base nera sotto, perché è veramente super super nero e non ne ha bisogno. Ok, ora vado a prendere un altro po' di nero e lo stendo all'inizio dell'occhio, nell'angolo interno. Ora al centro, dove non abbiamo steso il colore, vado a stendere questo pigmento dorato. Questo pigmento mi piace tantissimo perché è veramente diverso da tutti gli ombretti dorati e sembra veramente oro, da un vero effetto oro molto brillante, mi piace tanto, e quindi vado a stenderlo al centro della palpebra. Ripasso un po' sopra con l'ombretto nero dove i due colori si incontrano, così li sfumo un attimino meglio. Ora vado a riprendere il nero e lo stendo nella piega, lo porto più verso l'esterno il colore che verso l'alto. Ora con il pennellino e penna vado a stendere il nero anche sulla linea delle ciglia inferiori. Ora sfumo. Ora stendo la mia matita nera sia sulle ciglia superiori che nella rima interna. Piego le ciglia. Applico le ciglia finte, uso queste che sono sia volumizzanti che allunganti. Ok, per finire applico il mascara nero. Ok, con gli occhi abbiamo finito, adesso come blush applico questo della Bourjois. Ok, ora come highlighter vado ad utilizzare questo ombretto Pupa, che è appunto molto chiaro e molto illuminante, e lo stendo sia sotto il sopracciglio che sopra gli zigomi. Per finire uso questo rossetto NYX, che è uno dei miei preferiti, lo sapete, perché questo rosa chiaro è molto coprente ed opaco. E voilà, il trucco è completo, spero che vi piaccia, io vi mando un bacione ragazze e ci vediamo al prossimo video, ciao!